Ci hanno fatto mangiare in piazza San Paolo a Ripaderno. È un lavorone, davvero. Allora, bimbi, oh! Ci siamo, via, eh? Questo album, Berve fra le berve, noi vi si presenta così, subito con un pezzo che fra l'altro si è anche già fatto, ma è anche il primo pezzo del disco che spero che abbiate comprato, perché qui non ci sa benzina, c'è da tornare a marina. Sentiero di bolle e schiuma, maestosa. Aspetta, aspetta, è cascato uno. Aspetta. Allora bimbi, c'era più gente che Rena. C'era più gente in Rena, è bello. Io non l'ho visti, però c'era il ponte della Vittoria gremito, mi sembra. Siamo contenti. Siamo parecchio contenti. C'era davvero la gente sul ponte? C'era la gente sul ponte. Perché si sentiva, perché ha sgarganato l'impianto. Era l'anni 50 e quest'uomo mi pare lo chiamassero tamburo. Aria da sei domeniche la settimana e un giorno di riposo. Fisio assollevatore di polemie. Quel giorno il mare dormiva bizzoso sdraiato sugli scogli. Tamburo era sede di tralice su sassi a bocca d'arno. Annebbiato da ponci e grogge vari, mi pareva di essere sull'Artalena. Fu lì, alle 2:30, che vide la balena. E preso dal fremito triviale, si incamminò sul viale di Marina per raccontare di aver visto il mostro. Una cosa che mi ha colpito di questo nuovo disco è la musica, che è un po' diversa dal precedente. C'è addirittura un pezzo che è jazz rock, e tocca, c'è qui l'area. Si è deciso che il prossimo disco si fa tutto hard rock e poi ve lo dopo si mette su un quartetto da camera e si fa tutto da quartetto da camera. Ecco la Villa Balena, non la vedete? Guardatevi che popò di fisio di lavori scialle lì, che fisio. Sonia, fatti vedere, ha un culo pare una sacchettata di meduse. Selvaggia e sfrenata si sfama la gente o sogni. Golini pedate e stiaffoni. Tamburo troncato grondone. Da quel giorno non si vide più. Grazie. Come diceva Checco, c'è l'esigenza di svincolarsi da un marchio, da uno stile più che da un marchio, e io spero si sia trovata una pasta, un'omogeneità, un filo rosso anche fra stili e odori e sensazioni totalmente antistanti. L'esotio è anche il colore dei rutti. Io non ho fatto di tutti i odori per provare l'esotio. Ho messo su un chiosco di accole. Me le portano all'8:30 la mattina, a mezzogiorno e mezzo, polvere. Tutta la Pisa bene in fila a comprarmi le accole a me. Mi dispiace tantissimo, non possa essere venuta la mia nonna. Io la saluto, solo che è del 18, povera donna, e non ce la faceva a scendere le scaline. Io devo dire che poi la gente a Pisa, che molto spesso a me mi sta su oglioni, si dimostra invece grata verso di noi. Mi garba un mucchio questa cosa. Ora vado a Sant'Opo, mi gonfio e ti scoppio, muscolo nervoso, dovendo un pennacchio, ti sciuccio il guanciale, ti sbrano il salotto, nel frigo veloso, ti cao nel risotto. Quando fai una cosa che ne garba la gente, secondo noi devi smettere di farla e devi fare un'altra cosa. E noi si è tentato di fare un'altra cosa per vedere se la gente viene a noi anche facendo un'altra cosa, perché se no, se capisci il gioino, poi è tutto uguale e alla morte dell'arte. Li straiata sopra il pomodoro a bollore d'una pizza di servita sul pagliolo a poppa. Scivola il carcagno, l'equilibrio è squilibrato, vento forte, zazzere a tettoia,
son venuto e m'aspettavo. E voi nelle vostre canzoni avete parlato spesso della gente di Pisa, dei personaggi di Pisa. Oggi è venuto a mancare uno dei personaggi, dei nostri amici, dei personaggi di Pisa. Io ho saputo ora. Guarda. E vogliamo ricordare anche noi Graziano. Sì, Graziano ci ha lasciato, mi sembra, ieri notte all'ospedale, e non so, posso immaginare. E io l'ho saputo 5 minuti fa, siamo abbastanza tristi. Non ti allarmare. Questo concerto era dedicato a Graziano. Sì. Io non lo sapevo che non c'era più, e mi dispiace tanto. E grazie a tutti, bimbi. Ciao Graziano, fai a modo. E grazie bimbi, grazie per davvero. Alla prossima, seguiteci. Non mi puoi stare.